La riqualificazione e messa in sicurezza della palestra comunale annessa all'ex edificio scolastico Cristoforo Colombo per circa 1 milione di euro e la rigenerazione urbana di via Di Vittorio e via Giovanni XXIII, compresi i lavori di sottoservizi e pista ciclabile per altri 610.000, per un totale di oltre 1.600.000 euro. Sono questi i progetti finanziati dalla città metropolitana di Napoli per il comune di Frattaminore nell'ambito del piano strategico metropolitano costruito di concerto con le amministrazioni locali e recentemente varato dall'ente di Piazza Matteotti. Gli interventi sono stati presentati questa mattina nella sala consiliare del comune di Fratta, dedicata a Sandro Pertini, dal sindaco metropolitano Luigi De Magistris, dal sindaco del comune Giuseppe Bencivenga e dal consigliere metropolitano delegato al piano triennale delle opere pubbliche Nicola Pirozzi. Una giornata importante, ha affermato De Magistris, per la comunità di Frattaminore e per l'intera città metropolitana, perché è frutto di un grande lavoro. Solo chi quotidianamente si trova a che fare con le casse vuote degli enti locali sa cosa significa vedere stanziati fondi per progetti da realizzare su un territorio. Per questo la soddisfazione di finanziare questi interventi è ancora maggiore, ripaga di tutte le battaglie che abbiamo affrontato e che abbiamo ancora da affrontare per far sì che il piano strategico metropolitano possa dispiegare tutto il suo potenziale in termini di miglioramento della qualità della vita. Oggi è stata una gran bella giornata per la presenza del sindaco di Napoli, ma soprattutto come sindaco della città metropolitana. In realtà è stata la sua cocciutaggine, la sua fermezza di voler liberare quel famoso avanzo che era bloccato da anni e ci consentirà, nel caso specifico di Frattaminore, alla realizzazione di due grossi interventi, quale il rifacimento di una palestra che ormai è in disuso da tantissimi anni e quello di riqualificare un tratto stradale all'interno del nostro territorio, diciamo iniziando un ragionamento della costruzione di una pista ciclabile proprio per cercare di rendere più sicuro la vita a chi usa le due ruote, che dà ovviamente la possibilità anche di ridurre notevolmente l'impatto ambientale sul nostro territorio. Un ulteriore progetto per la sicurezza urbana e videosorveglianza al momento non è rientrato nei budget stabiliti, ma potrebbe essere approvato in futuro grazie alle economie. Ma non è solo piano strategico, il comune di Frattaminore è stato destinatario anche di altri interventi. Noi abbiamo evidenziato oltre il 1.600.000 per il piano strategico, anche il bando cultura, 55.000 euro, 15.000 euro per la protezione civile e poi i defibrillatori, dove ho la delega alla sicurezza nei luoghi di lavoro, dove distribuiremo a breve oltre 300 defibrillatori in tutta la città metropolitana napoletana, quindi un risultato unico in Italia. Il consigliere delegato ha tuttavia sottolineato l'importanza dell'approvazione e dell'attuazione del piano strategico metropolitano. Il piano strategico è stato, diciamo, un'intuizione del consiglio metropolitano, dove abbiamo avuto il coraggio di investire risorse ingenti della città metropolitana a disposizione degli enti locali che hanno delle ristrettezze economiche, hanno delle risorse economiche limitate, e quindi grazie a questi fondi sovracomunali le varie comunità locali, cioè i vari comuni della provincia di Napoli, possono prendere una notevole boccata di ossigeno e quindi dare ai propri territori delle opere infrastrutturali che vanno a migliorare la qualità della vita dei propri cittadini. Quindi sono contento di questa giornata di democrazia qui a Frattaminore,